Alex Zanardi, il grande entusiasmo di Pineto per accogliere la nazionale paralimpica di ciclismo. Sì, un entusiasmo che supera ogni aspettativa, lo dico sinceramente, mi ha scaldato il cuore. È bellissimo, se questo è l'inizio, caspita, non oso immaginare che cosa ci riserva il proseguo della settimana, però sono molto felice di essere qui, come lo sono tutti i miei compagni della nazionale italiana paraciclistica, e quindi inizio dicendo semplicemente grazie per l'accoglienza meravigliosa che ci avete riservato. Questa è una bella giornata, ma è anche una giornata importante per lanciare diversi messaggi, uno in particolare con le difficoltà, diceva prima Alex Zanardi, bisogna comunque andare avanti. In realtà lanciare un messaggio è anche un po' arrogante, perché significa che credi che gli altri debbano allora, per forza per raccoglierlo, ascoltarlo. Credo che stia ognuno di noi nel cercare di farci aiutare dagli altri, cercando in loro un'ispirazione. Noi siamo qui a fare il nostro, ad allenarci, a preparare una cosa molto importante come la Paralimpiade. Se qualcuno sarà in grado, guardando noi, di trovare un comune denominatore con la propria vita o di mettersi in tasca uno strumento per risolvere problemi magari di altro genere, beh, noi di questo siamo onorati. Una squadra che vuole fare le cose per bene in queste Paralimpiadi. Sì, appunto, abbiamo cominciato già dall'accoglienza qui a fare le cose per bene, quindi è una squadra quotata, una squadra prima nel ranking mondiale, quindi comunque ha degli obiettivi alti, ha puntato obiettivi alti e sicuramente riuscirà in qualcosa di grande anche quest'anno. Pierpaolo Addesi resta un leader di questa squadra? Ma io ho dato tanto, sto cercando di continuare a dare ancora il massimo. Normale che la concorrenza è elevata perché le altre nazioni sono veramente forti, però ci difendiamo bene e finché sarà così diamo battaglia.